ancora lo scandalo della Regione Lazio a tenere banco sulle pagine dei giornali e sui media in generale. Secondo alcuni, quanto è accaduto in Regione Lazio è responsabilità esclusiva dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Regionale. Quindi la, Polverini non avrebbe, la governatrice Polverini non avrebbe alcuna responsabilità, secondo altri invece poteva esercitare un ruolo di controllo. E' questo l'interrogativo che giriamo a Massimo Grimaldi, Presidente della Commissione regionale Bilancio, consigliere regionale della lista con Caldoro Presidente. Guardi, io credo che la responsabilità alla fine quando ci sono colpe e soprattutto quando emergono fatti che al di là dell'aspetto giudiziario se ci saranno, non lo so, poi alla fine su questo dire, ho anche forti dubbi che ci siano responsabilità penali, fermo restando di capire quali sono stati i reati compiuti dalle carte, da quello che emergerà al vaglio anche degli inquirenti, ma credo che c'è una grossa responsabilità da questo punto di vista che è, ancora, che è molto più grave della responsabilità penale per chi fa politica. Che è la responsabilità morale di aver gestito dal punto di vista eh, politico eh, una vicenda che eh, agli occhi dei cittadini è apparsa come una vicenda gravissima eh, cioè aver eh, speso e avere in disponibilità eh, dei gruppi eh, centinaia e centinaia di migliaia di, 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 migliaia di euro eh, da spendere eh, in quel modo eh, questa è la gravità eh, poi se le responsabilità sono in capo all'ufficio di presidenza sono in capo ai singoli guarda questo mh, interessa poco una cosa però la voglio dire nel senso Penso che eh, spesso queste cose eh, avvengono, soprattutto nell'assemblea legislativa, quindi il Consiglio nel suo insieme, che è il rappresentativo dell'ufficio di presidenza e di altre realtà che svolge questo ruolo. Quindi eh, sono portato a credere eh, realmente che la Polverini eh, non sapesse nulla di questo o se sapeva veramente eh, poteva sapere eh, marginalmente, non poteva sapere tutto perché il ruolo del Presidente della Regione a volte eh, non, eh, non è eh, come dire, eh, obbligatoriamente eh, calato anche in quelle che sono le realtà del Consiglio, a compiti, funzioni e anche per impegni eh, la testa altrove il Presidente di una giunta come una regione importante come eh, la Polverini. Questi sono esempi negativissimi che si danno, su questo eh, c'è la necessità come dire, di, eh, di dare un segnale serio ai cittadini e di porre le condizioni perché i casi di questo tipo non, eh, non, non si presentino più. Non ecco, secondo, secondo alcuni opinionisti la vicenda della regione Lazio inciderà Pesantemente sulla vicenda politica nazionale, soprattutto in vista delle elezioni della prossima primavera. In ballo c'è ancora il confronto sulla legge elettorale, Le, i, i due maggiori schieramenti, vale a dire PD e PDL, sono divisi tra prefer preferenze e collegi e sul premio di maggioranza. Cosa accadrà? Guardi cosa accadrà non lo so, io le dico quello che è il mio auspicio, il mio auspicio è che in questo momento i, i grossi partiti eh, che sono fondamentalmente in, in crisi, sono in crisi i partiti, in crisi la politica, in crisi la funzione dei partiti che esercitano, c'è cioè l'intermediazione delle stanze del territorio e le istituzioni, sono i partiti in crisi, i partiti devono dare una risposta forte in questo momento, al di là del piccolo vantaggio che un, un, questo o quell'altro partito, questo o quell'altro schieramento possono avere dall'utilità di una legge che elettoralmente possa favorire questo o quell'altro. C'è la necessità chiara, netta di dare un segnale ai cittadini, di dire ai cittadini che fino ad oggi probabilmente abbiamo commesso degli errori, abbiamo ehm, la necessità, la voglia di non commetterli più e per il bene del Paese eh, dare veramente ai cittadini la possibilità di, poter, eh, di potersi esprimere liberamente e quindi facendolo con la necessità di mettere in campo da subito una riforma elettorale che avvicini i cittadini alle istituzioni. Io sono per la preferenza. Eh, se la preferenza non è una, una, un aspetto di mediazione ci sono i collegi, ma comunque cambiare questa legge elettorale, cambiare una legge elettorale che ha ehm, allontanato i cittadini della politica. Certo non è solamente questo poi il malessere per i cittadini, cioè il fatto di non poter esprimere il proprio rappresentante. Il malessere sono una serie di condizioni economiche, eh, la perdita del posto di lavoro, una serie di condizioni che in questi anni hanno determinato come dire, una depressione dei consumi, un impoverimento delle famiglie. Eh, ma a tutto questo dobbiamo metterci, come dire, dobbiamo dare la speranza ai cittadini di poter dire: Io scelgo. Questo o quel rappresentante, perché lo strumento elettorale me lo consente, e quindi do più forza al mio consenso e do più forza a me stesso nella convinzione e nella consapevolezza di aver fatto una, una scelta giusta, una scelta di speranza, una scelta di eh, un rappresentante che probabilmente porrà meglio rappresentare le mie esigenze del mio territorio. Nei palazzi eh, del governo, nei palazzi del Parlamento eh, di questo paese. Quindi, ehm, nell'agenda politica eh, di, di queste ore, perché poi più si allungano i tempi, e più cresce l'antipolitico con la quale poi sono tutti colpiti. La vicenda del Lazio colpisce un po' tutti, non solo i singoli che probabilmente hanno ehm, commesso gravi, gravi eh, errori, ma colpisce un po' tutti perché le persone poi sono portate a fare di di tutto il buon fascio. Quindi la preoccupazione è che anche quella parte eh, buona della politica, piccola grande che sia, non lo so perché non conosco tutte le realtà del paese, ma anche quella parte buona, eh, positiva, della buona politica, dell'impegno dell per i territori, della vera mission della politica, cioè il governo del territorio, le esigenze e le istanze dei cittadini, possa essere anche quella buttata insieme all'acqua sporca del eh, catino, delle inefficienze di questo paese. Silvio Berlusconi intanto è tornato ad esternare e a raccontare anche barzellette. Tra le sue esternazioni la promessa, l'annuncio, tolgo l'Imu, per molti è sembrato un autogol. Guardi, per molti è sembrato un autogol perché obiettivamente oggi c'è, come dire, nel paese... Eh, la eh, consapevolezza che questo modo di amministrare anche del eh, governo Monti, cioè quello di dire bisogna fare i sacrifici, bisogna fare i sacrifici, bisogna fare i sacrifici perché solo attraverso i sacrifici forse riusciamo ad uscire dal burrone nel quale tutti siamo caduti, il sistema paese è caduto, è crollato, attraverso questo forse possiamo farcela e quindi ha dato una speranza, seppur una speranza tratta da eh, una grossa eh, negatività, da un grosso sacrificio. Quindi la gente è un un po' si è abituata a questo, quindi sentire ehm, come dire, la, eh, aspetti positivi, cioè possiamo addirittura togliervi un balzello, eh, quasi le persone sono preoccupate che questa possa essere come dire, una presa in giro, perché oramai c'è l'abitudine la, eh, eh, e la remissione anche in qualche caso al sacrificio al Sacrificio continuo. Quindi, voglio dire, è su questa la percezione negativa. Io ritengo che, che attualmente, voglio dire, almeno sentendo il territorio sentendo molti sindaci, l'IMU sia fondamentale anche per mettere a riparo i conti di alcuni comuni rispetto a quelle che sono le spese che i comuni hanno. Purtuttavia, certo, le imposizioni fiscali, i balzelli fiscali danno fastidio a tutti, quindi i cittadini, a percepiscono sempre in maniera negativa, quindi se ci fosse veramente la possibilità di togliere un balzello di quel tipo, perché no? Ecco, i socialisti vicini al centro-destra provano qualche imbarazzo di fronte alla crisi del PDL? Ma guardi, eh, lo dicevo prima, eh, sono in crisi tutti i partiti. Poi c'è il partito che, voglio dire, eh, anche per un'avversione eh, una nei confronti di uno schieramento che ha governato, eh, hanno, traggono un vantaggio in più dal punto di vista elettorale. Ma i partiti, la mission dei partiti e, e la vocazione dei partiti è fortemente in crisi. Quindi, mh, io provo imbarazzo piuttosto che nel, nei confronti della crisi del PDL, eh, provo imbarazzo nei confronti della crisi dei, gras, dei grossi partiti. Lo è anche il PD, c'è la necessità che i grossi partiti, dicevo prima, eh, mettino in campo azioni riformatrici vere, partendo innanzitutto da se stessi. Anche il discorso delle primarie, Renzi e il PD, obiettivamente insomma, eh, sembra, può sembrare una novità, ma poi eh, la gente non si appassiona molto eh, a questo, la gente si appassiona se veramente ci sono azioni serie. E questo certo da un partito nel quale mi rivedo maggiormente che è il PDL mi aspetterei qualche sforzo in più. Ma sono convinto, perché ho tanta fiducia nel Cavaliere, che mh, nelle prossime ore possa esserci qualche segnale che vada verso questo tipo. Verso Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortesa attenzione. Tacquino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.